Bene, continuiamo la nostra lezione. Allora, sul layout abbiamo già visto, cambiamo un attimo per visualizzare meglio. Mettiamo bianco, così con sfondo nero. Allora, iniziamo a vedere un po' le funzionalità. Allora, iniziamo da contatti. Intanto posso ordinare le tabs. Ok. Allora, layout. Lista, nome, cognome, mettiamo che prima sia il cognome, nome, vedete cognome, nome, e qui posso mettere l'email. E qui ho sistemato quindi la visualizzazione. Poi si può mettere o non mettere la barra di ricerca, aggiungere dei filtri e anche metterli in ordine. La cosa fondamentale è anche permettere agli utenti di aggiungere. Questo è molto importante perché posso aggiungere quindi dalla app direttamente dei contatti. Vedete però che l'email, il telefono, sono test normali. Invece io l'email posso inserirla come il telefono e poi vedremo anche il cliente, ma ad esempio iniziamo dall'email, la posso aggiungere come campo email. Cosa mi permette questo? Questo mi permette che una volta che l'ho inserita, anche nella visualizzazione, di mandare poi la mail. Quindi questa. E poi aggiungo il telefono. Ecco, io ho fatto anche nel layout, vedete, qui io ho nome, email, telefono, cliente. Questi sono testi di base. Invece se io aggiungo campi email, anche qua, poi aggiungo il campo telefono. Scusate. Phone. Qui c'è anche un messaggio da tipo dal cognome, vedete? A questo punto io posso, mettiamo che nessun messaggio, e poi metto il cliente, base test, e manca il cliente. Ok, quindi cosa mi permette questo? Quindi nome 1, cliente 1. Vado qua e metto cliente 1, lo copio e lo metto qua. Tornando alla mia app, nome 1, cliente 1, vedete? Qual è la particolarità? Che adesso qui io posso mandare una mail dall'app e fare la telefonata dall'app. Quindi avendo cambiato i campi non in modo testo, ma mettendoli nei campi email e phone corretto, email e telefono, poi posso usare il telefono per fare mandare email e per mandare telefono.